figli miei, venite qui. Io ormai sono vecchio e mi rimangono pochi anni ancora da vivere. Perciò sarà bene sin da oggi stabilire chi di voi tre mi succederà nel governo del paese. A me ho diritto io, padre, che sono il maggiore. Anche se sono il secondo, credo tocchi a me invece, perché sono il più forte. Tu, Yorick, che sei il più piccolo, non dici niente. Ma non penserai a lui neppure lontanamente, padre. È sciocco sin dalla nascita. No, è soltanto timido, Yorick. Tenetelo a mente. E se sarà lui a vincere le prove che vi sottoporrò, sarà lui il re. Questo andava dicendo re Norberto ai suoi tre figli, Ok, Uk e Yorick. E re Norberto, nonostante l'età, aveva ancora l'autorità di chi non ammette discussioni o ingiustizie. Infatti salì con i tre giovani sulla più alta torre del castello, prese tre piume, se le pose sul palmo della mano e vi soffiò su. Le tre piume volarono, prendendo ognuno una direzione diversa, ed ognuno dei principi ne seguì una. Dovrete portarmi il più bel tappeto del mondo. Chi riuscirà sarà il nuovo re. Così aveva detto il vecchio, ed i tre fratelli, seguendo appunto le piume, si incamminarono in tre direzioni diverse. Yorick seguì senza entusiasmo la sua, che dopo un po' andò a posarsi su di una botola di legno in piena campagna. Cosa davvero insolita. Perciò il giovane tirò l'anello e vide che una scala scendeva nelle viscere della terra. Incuriosito, prese a scendere e terminate le scale, ecco un corridoio ed in fondo al corridoio una porta. Yorick restò dapprima indeciso e poi bussò. Avanti, avanti! A che cosa debbo l'onore? Una rana che parla. Una rana che parla, sicuro che parla. Se no che ci sarebbe di straordinario? Dunque, a che cosa debbo l'onore della tua visita, principe Yorick? Penso ti burlerai di me quando t'avrò detto... Niente affatto, io non mi burlo mai di nessuno. Parla dunque. Ecco, vedi, mio padre nominerà suo successore chi riuscirà di noi figli a portargli un tappeto bellissimo e prezioso. Insomma, il più bel tappeto del mondo. Un tappeto? Il più bello esistente? Sei capitato bene, ne ho giusto uno io qui. Vieni, te lo mostro, e se ti sembrerà bello potrai prenderlo. Infatti la rana condusse il principe presso un grande scrigno, lo aprì ed apparve un tappeto meraviglioso, tanto bello da non temere confronti. Ti piace? Prendilo e portalo al re tuo padre. E tu? Non so come ringraziarti. va e ricorda che se avrai ancora bisogno di me, sai dove trovarmi. Splendido Yorick, senza confronti. Secondo giustizia, il regno alla mia morte sarà tuo. Ma padre, non si può affidare alla fortuna un regno. Yorick è stato soltanto più fortunato di noi. Sottoponici ad una nuova prova. Pensiamo sia giusto. Non dovrei, ma poiché voglio non esistano mai dubbi né rancori fra di voi, vi proporrò una seconda prova. Portatemi il più bell'anello che riuscirete a trovare. Soffiò ancora una volta sulle tre piume ed i fratelli ne seguirono ognuno una. Ok e Luc giunsero a diverse città, visitarono gli oracoli più raffinati ed alla fine comperarono il gioiello che ritennero idoneo. Fecero ritorno al castello e mostrarono gli anelli al vecchio re. Magnifici gioielli, figli miei, davvero meravigliosi. Credo che non potevate scegliere di meglio. Ma prima di decidere... Ma padre, è inutile. Yorick non riuscirà mai a trovare un anello migliore del mio. È il mio, perché il mio è di certo il più bello. Questo lo deciderà nostro padre, ma io sono certo. Figli miei, vedete, voi di già vi accapigliate. E perché poi, se ancora non è venuto vostro fratello? Aspettate, poi vedremo. Yorick aveva visto la sua piuma ancora una volta deporsi sulla botola di legno. L'aveva perciò aperta, scese le scale, picchiata all'uscio della rana parlante. Avanti, avanti! Sei ancora tu, principe? Hai fatto bene a venirmi a trovare. In che cosa posso... Mio padre darà il regno a chi gli porterà l'anello più bello del mondo. L'anello più bello del mondo, hai detto? Sei capitato bene. Ne ho giusto io uno qua. Vieni, te lo mostro e se ti sembrerà bello potrai prenderlo. Vieni, eccolo. Thank you.
silenziosa si potesse immaginare, una cosa indescrivibile. Come indescrivibile fu l'effetto che produsse su re Norberto. Egli non ebbe esitazioni. Figli miei, anche voi avete veduto. L'anello di Yorick è senz'altro uno splendore. È a lui perciò che io lascerò la corona. Non è giusto, non è giusto. Yorick ancora una volta ha avuto la fortuna dalla sua e non per questo merita d'essere re. Ho ragione. Anch'io la penso così. Non è giusto. Per un tappeto e un anello egli conquista il potere. Vale forse tanto il tuo regno, padre? Un anello e un tappeto? Figli miei cari, ma come potrò morire tranquillo e sereno se vi comportate così? Non c'è due senza tre, padre. Chiedici un'altra prova. Certo, una terza prova deciderà. Sei d'accordo anche tu, Yorick? Se nostro padre lo crederà opportuno, io non ho nulla da obiettare, fratelli miei. Bene, se è così che volete, allora portatemi qui, nel limite massimo di 7 giorni, colei che sarà la vostra sposa. Sarà re chi avrà scelto la più bella, virtuosa e saggia. Volarono ancora una volta le tre piume, presero diverse direzioni e quella di Yorick, nemmeno a dirlo, andò a posarsi come al solito sulla botola. Le scale, la porta, la rana. Immaginavo che saresti ritornato, mio bel principe. Ma perché sei così abbattuto? Vedi, cara rana, questa volta la prova è molto difficile, almeno per me. Trovare una fanciulla bellissima, saggia e virtuosa non è certo facile. Una fanciulla? Bellissima, saggia, virtuosa, hai detto? Sì. Sei capitato bene. Ne ho giusto una che credo faccia il caso tuo. La guardi e se ti piace la porti via con te. Ecco, vedi questi 6 topolini bianchi che trascinano questa grossa patata con 4 ruote? Sì, sì, la vedo. Ora, dunque fa così. Prendi una delle mie rannocchiette e ponila sulla patata. Tutto qui. Ecco, così. Bravo. Quella lì. Mettila sulla patata. Così. Oppla! Ecco la tua sposa, principe Yorick! Ma come? Una rana si è trasformata in questa stupenda principessa. E i topini e la patata in un cocchio di cristallo. Ma questa è magia! Sono un sortilegio, Yorick, sposo mio. Tu l'hai rotto ed io ti sarò grata e fedele per tutta la vita. Ecco, padre mio, la principessa Fiordaliso che ho scelta per mia sposa. Yorick, tu non solo sei fortunato, ma anche saggio. Sai fidarti, e questo è importante, figlioli miei. Soprattutto Yorick ha fede. E nella vita occorre avere sempre fiducia nel domani. Vieni, Yorick. Vienimi accanto. Padre, noi vorremmo... Ora basta. Vi ho accontentato anche troppo. Sarà Yorick il vostro re. E voi sarete i primi a rendergli omaggio. E così avvenne. Le nozze furono celebrate qualche settimana dopo. E quando re Norberto morì, Yorick gli succedette e regnò a lungo felicemente e con...